16 ottobre 2016 abbiamo preso il sentiero C4 dal Tracciolino, ci siamo ricongiunti con la strada che porta al rifugio Pianetti, adesso siamo già all'Alpe Pianello, Teveglio, Alpe Teveglio, 1460, 1000? 1550, la giornata diciamo che è senza nuvole, dopo le prime spruzzate che vedete là sul Bubarone di due giorni fa e anche sul Mocrone. Allora, da qui andremo al Pian del Turlo o Trig del Bosseum. A dopo, continuo la gita. Ecco dove eravamo prima, abbiamo risalito questo pendio, Alpe delle Balma, 1730, allora qui c'è l'Alpe della Balma, là dietro c'è il Mont Barone, qui c'è Corrado. Allora adesso vediamo l'altitudine, si è scritta quella giusta. Ecco qua, sentiero B4. Ecco qui la staffetta. Alpe Balma, 1741. Qui non si sbaglia. Allora, noi andiamo su lì dietro. Allora, la giornata, come vedete, a dir poco è spettacolare. Monte Mocrone innevato e noi ci sentiamo dopo. Continua la gita. Ecco il Pian del Buscaiù, il Trig del Buscaiù, oppure detto Piano del Turlo. Turo. Ecco Corrado, qui c'è l'Ometto, lì c'è il Mocrone, il Monte Camino. Dietro l'Ometto abbiamo il Monte Marsh, tutta la catena del Monte Rosa. Allora, andando verso di qua, andiamo a vedere il Mont Barone e la cima Trevescoli. Primo nevischio. Allora, che dire? Allora, noi siamo arrivati, là c'è il rifugio Coda, eccolo là. Là il Col della Lash, lì c'è la punta, come si chiama già? Rua e Becchi, là il rifugio Coda e il Monte Marsh. Allora, siamo partiti dal Ponte sulla Bianca, poi con un sentiero C34, D34 abbiamo raggiunto la Poderale che porta ai Pianetti, superando i primi tre alpeggio, arrivando all'ultimo qui, alpeggio del Buscaiù. E qui all'Ometto del Trick in 2 ore e 40. Eccolo qua, Corrado, Labau, Mont Barone. Allora, mando i saluti dal Trick del Buscaiù 2117 in compagnia di Corrado. In 2 ore e 40 dal Ponte sulla Iac. Ponte sulla Iac, come dice lui, e con questa immagine, il primo rischio di quest'anno, mandiamo un appuntamento alla prossima gita. Inquadra il lago di Verone. Lago di Verone, pianura in mezzo alla nebbia. La Bau che scava. Rifugio Bombarone e colma del Bombarone e la Bau. E la Bau. Continuo la gita. Ecco le Alpe, la Lasazza 1719. Allora, là c'era le altre Alpi, vedete?
Allora, con questo giro ad anello scenderemo giù a Bagneri e chiuderemo la gita con un bel anello. Mucrone col cappello, le nuvole in arrivo, la sazza, a dopo. Continuo la gita, ecco le Alpi di sotto che sono le Alpi Boretto, 1500, colma del Bomborone là in fondo e Trug del Buscaiù lì dietro. Ecco qua, Alpi Boretto, Corrado, Bau e nuvole dietro il Bomborone. Continua, ecco il mar dietro. Qui siamo al Pian della Raia, 1349. Una delle ultime baite prima di arrivare giù, il Mucrone, guardate la Svizzera italiana, anzi la Svizzera di Biella. Vedete che verde, guardate che verde, della Muanda, lato ovest, Corrado e Bo. Roque Blanc, ecco qua Roque Blanc. Ultime baite, 1230, c'è il concerto di cani, eccoli qua. Riveri, 1236, con Corrado, Labau e rifornimento d'acqua, ecco qua, noi andremo di lì, dopo, guardate il verde. Ecco l'ultimo panorama, noi andremo di lì e con questa immagine di questi bei prati, ecco un'altra cascina, cascina di mezzo Salvine, 1155, qui abbiamo la riserva di letame per il concime, il miglior concime del mondo, sentite è il miglior concime del mondo questo. Pianta di noci, quindi alimentazione gratuita. Guardate lo spettacolo della natura. E poi Cascina Nuova, 1110, comune di Graglia. Si scende di lì.